Da lunedì 12 troppolitani, 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 troppo. Signore, abbiamo avuto modo di riconoscerla tra rotocalco, tra gazzette e abbiamo visto appunto che lei si aggira impavida alla ricerca dell'articolo che la soddisfi. Come è lei tra le mura domestiche? E sono una casalinga. Visto di casa, si occupa solo di casa o qualche volta apre l'orizzonte al di fuori della casa medesima? Beh, è un po' difficile questo orizzonte perché qua. Lei era massaia. No, io insegnavo, però adesso sono in Di pensione. medio, elementare o superiore? E francese. Francese. Di medio, elementare o superiore? E beh, allora la media non c'era, c'era il primo ginnasio. Quando iniziavano Dal le primo gennaio lingue, in poi. no, A ginnasio, ginnasio. perché E non ha c'erano. continuato in seguito a fare scempio di lingua francesizzata. Francese, francese, francese. Francese semplice o francese argot? Francese della malavita o francese Della malavita, un intellettualizzato? francese normale, la grammatica, la Però, sintassi. se lei nell'insegnamento, adesso a parte gli scherzi, nell'insegnamento dell'inglese, che No, cosa. Sì, francese. ecco, delle lingue anglofone, diciamo. Nell'insegnamento delle lingue anglofone, lei non ha trovato più difficoltà rispetto al francese? Io ho insegnato francese, ancora alle mie nipoti l'ho insegnato, Certo, basta, no, questo l'ho chiuso. capito, però Beh, chiaramente basta, non è perché sennò un'ultima io domanda, perdo un'ultimissima domanda. tempo. Non Cioè posso lei, perdere è così chiaro che il tempo. francese dà, però dicevo, nell'insegnamento, se uno sa bene il francese, lei nell'insegnamento dell'inglese probabilmente insegnava a me, peggio. È logico, l'inglese l'avevo studiato a scuola, ma non era una cosa E perché ha scelto per piacere. l'inglese come prima materia di Francese, insegnamento? francese, Francese. francese. Perché lo sapevo meglio, allora mi sono laureata e l'ho In insegnata. inglese. In francese, oh, è mezz'ora che lo sto Va dicendo. bene. Finalmente un giovane all'interno della Biennale Giovane. Tu quanti anni hai? 11. 11 anni che vedi mostre o i primi anni non ti interessavi all'arte? No, i primi anni no, poi sì, ho cominciato a interessarmi di più. E a quanti anni, i primi anni che cosa facevi? Andavo in giro con mamma e papà a vedere alcune mostre, però non è che mi interessavano molto. A 2 anni già visitavi le mostre? No, a 2 anni no. Che cosa ti occupavi in quel periodo? Sto a casa. Vorresti tornare a quando eri più giovane? Sì. Vorresti? Hai dei rimpianti già. Cosa non ti è piaciuto della tua vita, soprattutto? Che a volte ho conosciuto delle persone antipatiche. E allora. Se potessi tornare indietro non faresti gli errori che hai fatto, quindi. No. Hai fatto molti errori. A volte. In ogni caso vorresti tornare ai tuoi tempi. Tu quanto pensi di vivere ancora? Quindi Una cinquantina d'anni. pensi di morire a 61 anni? Di Può darsi. che cosa? Che ne so? Dovessi scegliere un tipo di morte. Tu che sei giovane dovresti essere ottimista, possiamo parlarne. Scegliti una morte tra 50 anni. Soffocamento. Soffocamento. Che ne Da so? solo o fatto dagli altri? Da solo. A 61 anni. Può darsi. Va bene. Francese, francese, francese. Ho notato Che Guevara, Mussolini. Lui cosa mi Beh, sono venute c'è anche in Hitler. Hitler. Sì, ma. Hitler. Vicino al diavolo. Sì. Voi non lo Lui no. chiamate No, Gesù tu dici. Hitler? No, Hitler. Ah, Hitler. Ah, Hitler lo chiamate voi. Sì. No, perché lui ha soppresso gli ebrei e noi gli tagliamo per sfregio la R. Ah, io sono apolitica, perciò non ce l'ho né con uno né con l'altro. Non pensi che i personaggi politici, lo sfregio maggiore, possa essere quello di amputargli parte del cognome? Dopo morti, chiaramente. Sì, sicuramente. Cioè, Vabbè, Diro un'offesa, Hitler certo, è chiamare una persona un'offesa alla con un altro memoria. nome. È comunque una mancanza di rispetto verso l'essere umano. Qualunque esso Certo, sia, giusto o qualunque esso sia. sbagliato. Qual è un altro politico che ti viene in mente al di fuori di questi? Del passato? In Per esempio questo Tito, momento proprio. maresciallo jugoslavo, l'avete sentito nominare? No. Chiamarlo Tito. Tito, equivale a genocidio? No. Invece Hitler sì. Sì, vabbè, infatti non l'ho associato, io ho pensato che tu dicevi il diavolo. Grazie. Nulla. Troppolitani, troppolitana, in ogni caso troppo.
televisione.